Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Sportive. Siamo a bordo di questa Mazda MX-5 che abbiamo terminato, abbiamo fatto alcuni lavori e siamo un po' in prova. Volevo condividere con voi alcune impressioni. Quindi partiamo dal concetto che, come abbiamo detto tante volte, Mazda MX-5 ND, questa è la versione meno potente, la 1600 con 93 kW. Però macchina, come ho detto tante volte, molto ben calibrata, cambio perfetto, motore aspirato, va su, che è una meraviglia. Su questa macchina il cliente ci ha chiesto di fare sostanzialmente tre modifiche di motore. La prima, mentre parlo cerco di non impastarmi da qualche parte, la prima è una rimappatura della centralina elettronica, al meglio partiamo dal concetto che abbiamo cambiato centrale e secondo catalizzatore. Dopo facciamo una parte tirando un po', il sound è cambiato in maniera radicale. Il terminale era già stato cambiato dal cliente, un terminale sportivo di una marca che non aveva mai sentito, però vabbè, terminale sportivo, al quale abbiamo cambiato altri due pezzi, centrale libero, e soprattutto abbiamo cambiato il secondo catalizzatore. Ha una sonorità che adesso, quando la macchina entra in coppia, sentirete veramente molto di soddisfazione. Avendo cambiato il secondo catalizzatore, siamo stati obbligati a toccare la mappa, quindi, come dico sempre, questa è una vettura aspirata. Modificare la mappa, il risultato che si ottiene è abbastanza modesto, perché ovviamente bisogna andare a lavorare sugli anticipi, non abbiamo la possibilità di toccare le pressioni del turbo, però in questo caso abbiamo rifatto la carburazione, abbiamo provato la macchina prima e dopo, e i nostri 7-8 cavalli piazzati bene, perché bisogna capire dove vengono piazzati i cavalli, sicuramente si sentono e danno soddisfazione. Soprattutto abbiamo compensato quella perdita di pressione nel condotto di scarico, che a questo punto diventava quasi problematica, perché avendo fatto praticamente tutto lo scarico quasi diretto, di pressione sullo scarico ne abbiamo persa parecchia. L'ultima cosa, come abbiamo sempre spiegato sugli aspirati, io consiglio sempre, è quello di montare il pedal booster, che è questo della Seletron, dove io riesco a modificare la reattività del pedale acceleratore. Quindi questo significa che tutte le macchine, queste che siano turbo aspirate, hanno un lag in partenza. Andando a togliere questo lag, la macchina diventa più brillante, più pronta, più reattiva, cala meno di giri fra una cambiata e l'altra. Quindi se su una macchina turbo questo tipo di discorso va parzialmente a compensarsi con la rimappatura della centralina, su una macchina aspirata, dove, come dicevo, i risultati sono chiaramente più modesti, il fatto di abbinare questo sistema elettronico dà una soddisfazione, un risultato finale al cliente nettamente migliore. Quindi, come dico sempre, noi cerchiamo di non vendere delle cose che non hanno riscontro, ma cercare di fare delle cose. Ecco, questo è tanto per intenderci il tipo di rumorosità che otteniamo andando a lavorare su una linea di questo genere. Adesso, se riusciamo ad avere un pezzo dritto, vedete, non ha incertezze, non ha buchi, è un 1600, ricordiamo che un 1600 non è il 2000 top di gamma, ed è veramente fantastico, cioè viene su che è uno spettacolo, dà veramente soddisfazione. Fantastico, sembra una moto. Abbiamo stappato quello che erano appunto i buchi, cioè i tappi,
e abbiamo dato respiro a tutta la potenza di un motore che secondo me è stato progettato in maniera, solo i giapponesi riescono a progettare queste robe qua. Raramente un motore europeo riesce a garantire questo genere, soprattutto aspirato. L'unico motore che mi ha dato veramente una soddisfazione ancora maggiore era quello della Honda S2000, però stiamo parlando di motori iper particolari. Questo motore che tira fino all'imitatore, siamo un turbo, cioè una roba impressionante. Uno non pensa che sia un 1006. E poi la sonorità, sì, non è di poco conto, però dà delle belle gratificazioni. Noi cerchiamo sempre di soddisfare il cliente a seconda delle esigenze, cerchiamo sempre di soddisfarlo. Poi magari io personalmente, magari una macchina del genere ci andrei in giro meno, però odio le macchine fracassone, ma questa qua... non male, sono macchine che motori che gratificano. C'è anche il fatto che da dire che è una macchina che pesa poco, il rapporto peso potenza sicuramente soddisfacente, non è un cassone che pesa 2 tonnellate, ci vuole un motore da 500 cavalli per avere della soddisfazione. Questa qua con poco, veramente poco, regala delle soddisfazioni che forse le Alfa di una volta forse potevano regalare. Non dico appunto la S2000, però ecco, le Alfa di tanti tanti anni fa, dove andavano su, prendiamo il motore, l'Alfa Sud T, mi ricordo, ecco, mi dà quell'idea lì, andava su fino al limitatore, non si fermava, erano motori che adesso non mi ricordo i cavalli, ma aveva pochissimi cavalli, cioè, rispetto a quelle macchine di adesso, motori assolutamente di bassa cilindrata, ma erano eccezionali, erano macchine che non avevano ostruzioni, catalizzatori, santi, madonne, OPF, tutte le stronzate che mettono dentro adesso, benzina rossa, cacchio, una libidine, vedete quelle macchine lì. Oppure per quelli che sono un po' più anzianotti, non so chi si ricorda, la Golf 1 GT, 110 cavalli, 990 kg di peso, cazzo, era una roba impressionante, impressionante, bastava fargli 2 ritocchini ed era una roba che dava una soddisfazione. Macchina insicura, come se uno faceva un incidente con quella macchina, non so se poi dopo era qui a raccontarlo. Però erano macchine veramente che con un'anima, un corpo che le macchine di adesso non hanno più. Ci diamo una calmata prima che ci arresti, no? Vabbè, quindi direi che anche per oggi è tutto. Questa Mazda 1006 un po' sporchina, un po' trascurata, io l'avrei tenuta un pochino meglio, mi sa che il cliente rimarrà più che soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, e io tutte le volte che guido questo genere di macchine mi gratifica molto di più che non guidare macchine molto più complesse, molto più costose, che non hanno un'anima. Dal mio punto di vista ci sono tantissime macchine oggi come oggi che costano una fraccata di soldi, non hanno un'anima, fino ad arrivare poi alla morte cerebrale del discorso auto in generale, che sono le macchine elettriche. Quelle io seppellirei, quelli che hanno tirato fuori questa idea li metterei dentro la macchina elettrica, li seppellirei dentro con la macchina elettrica. Quello secondo me potrebbe essere un'idea da proporre. Per il momento è tutto, anche con questa Mazda vi abbiamo dato uno spunto di quello che noi facciamo. Per qualunque genere di informazioni contattateci sempre in sede
allo 02 73 83 175, cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati di quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima. We'll be right back.